Questo insediamento industriale rappresenta uno dei fiori all'occhiello di quest'area e quindi per noi rappresenta, diciamo, un'opportunità grande anche per il territorio. Nessuno si aspettava questo avvenimento, insomma, questa situazione così drastica che metterà a repentaglio, purtroppo a volte non diciamo la vita, ma metterà a repentaglio proprio il destino di alcune famiglie che riguardano tutta la baronia e non solo. Noi siamo vicini alle difficoltà di questi operai, molti dei quali risiedono nelle nostre comunità. Speriamo che non dipenda solo dall'aumento del costo energetico, ma di scelte aziendali scellerate. La chiusura avrebbe una ricaduta tragica sull'intero territorio. Ringrazio naturalmente tutti i sindaci che si sono attivati e manifestano la loro solidarietà con questi lavoratori che purtroppo in questo momento stanno vivendo questa tragica realtà. 103 lavoratori in questo momento di difficoltà in Alta Irpinia, se dovessero perdere il lavoro veramente sarebbe un dramma. Sarebbe un dramma, ma anche per un modello culturale, per l'Alta Irpinia, è la fine di una speranza, di un sogno. Siamo pronti a tutto, pronti a tutto dal punto di vista istituzionale, incontrare chi di dovere per far capire che non muore una fabbrica, non muoiono 103 famiglie, ma sarebbe un altro colpo mortale, oltre alle difficoltà di queste persone che non lavorerebbero più, ad un territorio che vede in questa fabbrica un punto di forza, come tante altre aziende del Calagio e di altre aree industriali.